Check 1-2-1-2 GoPro Hero 6. Check 1-2-1-2 GoPro Hero 5. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Come vedete oggi ho due inquadrature, una della GoPro Hero 6 e una della GoPro Hero 5, perché facciamo, come promesso, visto tutte le domande che mi avete fatto, un test audio di queste due telecamere, un paragone audio di queste due telecamere. Durante questa review cercherò di tenere le dita più distanti possibili dai microfoni. Nel frattempo, visto che il test non è solo dedicato alla parte audio, ma è dedicato anche alla stabilizzazione del video, sto facendo una passeggiata e vedete come la GoPro Hero 6 si comporta in questa maniera. Sto tenendo le telecamere senza gimbal e solo con le dita, quindi nella maniera più instabile possibile, effettivamente, perché sono proprio scomodo, cercando anche di non schiacciare i pulsanti, di non schiacciare i buchi dei tre microfoni. Abbiamo anche un po' di fortuna perché nella giornata di oggi abbiamo anche un po' di venticello qui giù da casa mia, quindi iniziate a sentire l'aria sui microfoni e anche il rumore dei passi sulla ghiaia, insomma un po' di tutto. Adesso arrivo qui e mi azzittisco e vi faccio sentire il rumore con l'aria. Check 1-2-1-2 GoPro Hero 6. Check 1-2-1-2 GoPro Hero 5. Rimaniamo sempre con la stabilizzazione sul mio bel faccione, perché oggi la recensione ve la beccate tutta con la mia faccia, anche perché adesso dalla passeggiata passiamo a una leggera corsetta per vedere la stabilizzazione, cercando sempre di tenere le telecamere quanto più ferme possibile, seppur mi rendo conto sia alquanto difficile. Facciamo un'altra corsettina, magari questa volta giro le telecamere e via. Una corsetta cercando di stare più stabili possibile. Una passeggiata, cercando di stare più stabili possibili. E adesso una corsetta fregandocene altamente di come si sposta la telecamera. Riprendiamo a mano le telecamere, stando sempre attenti a non pigiare i nostri microfoni, e facciamo un test di stabilizzazione dell'immagine. Avvicino le due telecamere e faccio gli stessi movimenti con entrambe le telecamere, quindi un movimento verticale, un movimento orizzontale, un movimento di traverso, come una vibrazione praticamente. Sto esagerando molto, calcolate che se io devo muovermi mi muoverei in questa maniera qua, anche solo parlando con la telecamera, come se fosse una sorta di vlog, parlerei in questa maniera qua. Bene, test audio fatto, test stabilizzazione fatto anche questo. Nel montaggio dividerò un po' tra Hero 5 e Hero 6 l'audio, così che possiate valutare voi stessi le due performance delle due telecamere, e la stessa cosa farò per quanto riguarda il video. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto cliccate ovviamente mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Se pensate che questo video possa essere utile a qualche vostro amico, condividetelo sulla vostra o sulla sua pagina Facebook. Ci vediamo con il prossimo video, perché parleremo di riprese e fotografie notturne. Alla prossima, ciao!